nel pane usando il fimo o il cernit, al quale poi ho aggiunto un po' di premo, ma nel video lo vedrete. Quindi vi farò vedere come realizzare questa diciamo baguette, ma il meccanismo e diciamo il modo in cui farla è applicabile a tutti gli altri tipi di pane, quindi dal panino alla rosetta e a quant'altro. Per dare a questo pane diciamo un aspetto più realistico e quindi più simile alla realtà, appunto al pane cotto, ho usato dei gessetti colorati che ho comprato su eBay. Poi dopo tanti esperimenti, tante prove, sono riuscita a trovare diciamo un buon modo per realizzare al meglio il pane e quindi sono contenta di proporvi questo video, che poi tra parentesi è anche molto richiesto. Come sempre nell'info box di questo video troverete sia l'includili che anche l'occorrente. Troverete anche il link al tutorial sul mio sito web per avere maggiori informazioni. Come sempre lasciate i vostri commenti, idee, consigli, suggerimenti e quant'altro sotto questo video. E detto questo, spero che questo video vi piaccia e che vi possa essere utile. Quindi buona visione! Per realizzare il pane di qualsiasi tipo, io generalmente mischio il fimo o cernit bianco con un po' di fimo o cernit giallo. In questo caso ho voluto usare il premo giallo perché volevo provare il premo, quindi ho mischiato il fimo bianco con il premo giallo. A questo punto ho ottenuto quindi questa pasta giallina chiara. Andiamo a dare la forma del pane. Ok, quindi a questo punto andiamo alle classiche scanalature che sono presenti sulla baguette, e per far questo usiamo un normale punteruolo. Quindi procediamo in questa maniera. Ok, a questo punto andiamo a texturizzare l'intera superficie usando un po' di carta stagnola. Adesso arriva la parte più divertente, e cioè quella di rendere realistico questo pane. Per far questo io uso questi quattro gessi colorati in queste quattro colorazioni differenti, quindi questo giallo, questo marroncino molto tenue, questo marrone un po' più scuro tendente quasi al mattone e questo marrone abbastanza scuro. I colori si possono prendere o direttamente dal gesso, quindi dal pezzettino di gesso, oppure tritarli in questa maniera. Io preferisco tritarli così, è più comodo. Li andrò a prendere con un pennellino piccolo, come ad esempio questo. Quindi inizio partendo dal giallo e lo applico su tutto il pane. Ok, a questo punto prendo il marroncino un pochino più tenue e lo applico solamente nelle parti più in risalto, diciamo in questi piccoli dossetti che ho creato. Ok, a questo punto procedo con l'altro marrone, quello più scuro, ne prendo giusto un pochino e lo applico sempre in questa parte, in queste parti rialzate. Thank you.
questo punto, come ultimo step, applico giusto giusto una puntina di questo color marrone molto più scuro, e sempre solamente in queste parti qua, per dare ancora più l'idea di pane un po' bruciacchiato. Ok, quindi a questo punto cuociamo il pezzo di pane o in un forno elettrico preriscaldato oppure a bagnomaria. Quindi con questo ultimo passaggio l'avrei finito, come anche il tutorial. Spero che questo video vi sia piaciuto e che questo nuovo lavoro vi sia piaciuto. Quindi al prossimo video, ciao a tutti!